ritrovati per una nuova storia di Doodle Stories. Ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere nessun video. Oggi raccontiamo la fiaba di Oliver, l'orsetto dagli occhioni scintillanti e il suo monopattino. C'era una volta in una foresta incantata chiamata Frondalinda un orsetto di nome Oliver. Il suo pelo era morbido e marrone e portava sempre con orgoglio un piccolo cappellino viola sulla testa. Oliver non era un orso comune, ma un piccolo avventuriero con un monopattino magico, un dono speciale della fata della foresta nel giorno del suo compleanno. Un giorno, mentre Oliver scorrazzava tra gli alberi con il suo monopattino, si imbatte in una famiglia di scoiattoli. Papà scoiattolo, mamma scoiattolo e il loro piccolo Filippo, che stavano organizzando una festa per celebrare il compleanno del piccolo scoiattolino. Vedendo l'entusiasmo e la gioia di Oliver, decisero di chiedere il suo aiuto per rendere la festa ancora più speciale. Con il suo cappellino viola in testa, Oliver si unì con entusiasmo agli scoiattoli per preparare la festa. Insieme decorarono gli alberi con luci scintillanti e fiocchi colorati, costruirono un piccolo palcoscenico per le esibizioni degli animali della foresta e pianificarono una fantastica corsa a monopattino come attrazione principale. I giorni che precedettero la festa furono un turbine di attività. Oliver e gli scoiattoli lavoravano sodo, creando decorazioni fatte a mano e preparando deliziosi dolci per tutti gli ospiti. Il cappellino viola di Oliver divenne un simbolo di unità e cooperazione, mentre il monopattino magico era sempre pronto per portare avventure ancora più entusiasmanti. Il giorno della festa finalmente arrivò e la foresta risuonò di risate, canti e allegria. Oliver guidò la corsa a monopattino con maestria, attraversando il traguardo sotto un tripudio di applausi. Tutti gli animali della foresta parteciparono ai giochi, ballarono e assaporarono le delizie preparate con amore. La festa di Filippo divenne leggendaria e Oliver si sentì felice nel vedere la gioia negli occhi di tutti. Da quel momento in poi, Oliver decise di dedicare parte del suo tempo a rendere la foresta di Frondalinda un luogo ancora più speciale. Organizzava regolarmente eventi come gare a monopattino, picnic e spettacoli, diffondendo gioia e sorrisi tra gli abitanti della foresta. Il suo cappellino viola e il monopattino magico divennero simboli di speranza e amicizia. La fama di Oliver si diffuse oltre i confini della foresta. Le storie del piccolo orsetto con il cappellino viola e il suo monopattino magico ispirarono bambini e animali in tutto il regno. Le avventure di Oliver divennero racconti popolari, insegnando importanti lezioni di gentilezza, cooperazione e amore per la vita. E così la storia di Oliver e della sua foresta felice continuò a intrecciarsi nelle vite di coloro che incrociarono il suo cammino. La piccola creatura con il cappellino viola e il monopattino magico diventò un simbolo di speranza e positività, un ricordo incancellabile di come la gentilezza di un cuore amorevole possa trasformare un luogo comune in un mondo incantato di gioia e amicizia. Non dimenticarti di lasciare un like e iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!